Salve ragazzi, io sono Painmaster e siamo di nuovo su Dead by Daylight. Questa volta sto giocando come sopravvissuto perché voglio vedere com'è scontrarsi contro un nuovo killer. In fondo vedo qualcuno. Proverò a seguirlo per vedere se ha bisogno di aiuto. Siamo nella mappa nuova, ma non ho ancora incontrato il killer, quindi non so se è la cacciatrice. Sento un generatore, quindi qualcuno sta riparando, direi che è il caso di aiutare. Di dare una mano qui. Vedo che ce n'è anche uno lì vicino. Quindi dopo questo penso che andremo lì a riparare l'altro. Oh, ho visto movimento. Sento il canto della cacciatrice. Sta fischiettando, oddio, ha tirato già un'accetta. A chi sta inseguendo? A me, ovviamente. No, non a me. No, sì, a me. Maledetta. C'era l'altra, c'era. L'ho schivata. No, per favore. No, mi ha preso in pieno qui. Cali di frame improvvisi. No, ti prego, non uccidermi. No, non canticchiare. Ce l'ho ancora dietro, vero? Sì, ce l'ho ancora dietro. No, ce l'ho davanti. Avrei dovuto controllare. Avrei dovuto controllare. Cavolo, non riesco a rivincolarmi. C'ho già il perk quello della presa forte. Questi 2-3 giorni da quando è uscito il killer, già la gente se l'è strapotenziato. Non sta camperando, vero? Si sta camperando. È qui che gira in tondo. Lì vedo che Meg vorrebbe venire a salvarmi, però finché mi gira intorno non è che si può avvicinare. La vedo che è lì che gira. Si vuole assicurare la vittima. Dai, lasciami in pace. Non è divertente così. Sì, grandissima. Correre. È stata colpita. Ora io non ho la minima idea se ho la cura di me. No, non ce l'ho. Cavolo. Perché è una vita che non gioco. Non so che perco. Mi sono scordato di controllare. Mi serve qualcuno che mi curi. Però devo stare attento perché non ho neanche il perk che mi rende più silenzioso. Quindi se si lamenta così tanto per le ferite rischio di farmi beccare. Beh, io casomai cerco di rendermi utile, attivo qualche generatore. In questo modo almeno, anche se vengo preso, ho contribuito alla causa della fuga. Anche se sto passando solo di fianco a generatori che sono già attivi, maledizione. Non so dove sono quelli spenti perché questa mappa non la conosco. E siccome è fitta di alberi, non riesco a vedere i pali. Che di solito sono la cosa che ti permette di capire un po' la posizione di un generatore. Eccone uno. Qua è stato preso un altro. È stato appeso. Penso di essere molto lontano dalla killer, anche dalle persone. Ah no, è già stato salvato, quindi non serve che mi avvicino. È stato colpito un altro. Preso in pieno, è morto.
Verrà appeso. Ed eccolo andato. Oddio. Perché Meg era lì che scappava? Perché non è venuta qua? Ora mi devo levare il più in fretta possibile da qui. Devo andare a cercare Meg che mi era passata qui di fianco, che era ferita, così ci curiamo a vicenda. Dove sono finito? Oddio. Sono finito nel basement. Però è meglio che non ci vado, perché questo killer nuovo ha un perk che gli permette di vedere se qualcuno sta entrando nel basement. Non so se ce l'ha equipaggiato, però è sempre meglio non rischiare. Ah, lì sul tetto c'è un generatore. Sento movimento. Ah, sì, curami, ti prego, curami. Se nessuno è andato a salvare quello appeso, significa che sta camperando il killer. E infatti se n'è andato. Ci ha lasciati definitivamente. Provo a riparare questo, però è rischioso perché è all'aperto. Però Meg mi sta aiutando, bene, bene. No, maledizione, non l'ho preso! Non so se è il caso di restare. Se n'è andata Meg. Sì. No, sento il canto. Cavolo, mi ha visto. Mi ha visto sicuramente, era lì. Canticchiare, ma non la vedo. Qui c'è un generatore semiattivo. La sento canticchiare ancora. Stanno aiutando tutti, però, quindi è più facile ripararlo. Dai, ce ne manca solo uno. Potrei riparare quello là sopra, perché è l'unico che so dov'è. Però so che c'è anche la killer lì in giro. Oddio, sento canticchiare. È una cosa inquietantissima. Molto azzeccata però. Mi piace un sacco questa nuova killer. È venuta meglio quella del DLC gratuito di quelli a pagamento che sono stati rilasciati recentemente. Anche perché poi, sinceramente, l'unico a pagamento che ho trovato decente è stato Michael Myers. È lì che controlla se qualcuno sale nella casetta, la maledetta. Quindi non possiamo andare qui a ripararlo. E qua ce n'è un altro quasi attivo con altre persone che lo stanno riparando. Però si avvicina. Eccola.
Dimmi che non è qui dietro. Dio è qui dietro. Non deve vedermi, non deve vedermi assolutamente. Tanto che appende, io riparo sto coso. Adesso è il caso di nascondersi. No, è morta sul colpo, era già stata appesa due volte. E allora è inutile. Volevo salvarla. No, è qua. Oh, cavolo, mi ha visto. No. No, please. No, non lanciare. No, non ci provare. No. Qua. No, Meg. Meg, salvati almeno tu. Intanto che la tengo occupata, ripara. In realtà mi sono allontanato un bel po', quindi è probabile che l'ho seminata. Quelle accette sono tremende. Oddio, sono vicino a un'uscita. Posso provare. Sono anche protetto da un sasso, meno male. Non mi può colpire con l'accetta qui. Dai, dai, veloce, veloce. Magari ce l'ho fatta. Che ansia questa parte. No, il suono, adesso fa il suono. Via, 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 via. Spero che ce la faccia anche l'altra, ma non so se posso aspettarla. Alla fine ha riparato il generatore. Si merita di fuggire, oddio la sento. Sì, ce l'ha fatta a fuggire, non so cos'è successo, ma l'ultimo pezzo della clip ha frizzato tutto, quindi non si vede niente. Beh, alla fine non è così difficile da gestire. È piuttosto bilanciato per quanto possa essere bilanciato qualcosa in questo gioco. Mi piace il lancio dell'accetta. È un po' scopiazzato, ma funziona. Anche se comunque mi ricordo che un po' di tempo fa, quando avevo fatto i video sui bug di questo gioco, vi avevo fatto notare che comunque nei file di gioco si era scoperto che c'era la presenza di un modello poligonale di un'accetta e anche dell'icona di un'accetta, quindi è probabile che l'idea di un killer con l'accetta ce l'avessero da un po', e sicuramente è da un po' che ci stavano lavorando. E beh, detto questo, penso che per questo video possa anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!